Alcuni dei Quen sono tornati dal bunker di Londra. A quanto pare sono di nuovo in sé. Sei tu? Possiamo parlare? Ti prego, devi aiutarmi. Ah, non so se ti ricordi di me. La sala dell'ascensione, sì. Eri un po' scettico riguardo a Londra, vero? Da lì le cose sono peggiorate. Quando hai lasciato il bunker, tutto è andato nel caos. Molti di noi hanno preso le ultime barche e sono tornati qui. Ma poi è arrivato Pyrrhic, un altro tirapiedi di Walter. Lui e i suoi hanno fatto un rastrellamento. Non ho potuto fermarli. E poi hanno preso anche il mio amico Lan. Ti prego, potresti cercarlo? L'ammiraglio non ha abbastanza uomini per un salvataggio. Lan. Se non erro, Lan era molto più entusiasta di Londra rispetto a te. Lan ha rischiato durante la spedizione. È quasi annegato nella tempesta e una volta ritornato a terra... è ammalato. Si è ammalato. Ha passato settimane a letto, respirando a stento, immobilizzato. Ai suoi occhi Walter offriva tutto ciò che gli serviva. Sostegno, conforto, salvezza. Era un'illusione. Sembrava reale. Per un po'. Dopo che ho lasciato la sala? Dopo che ho lasciato il bunker, che cos'è successo? È scoppiato il finimondo. Avevi ucciso Zed, l'unico che era in contatto diretto con Walter. Quando Brannick ci ha riferito che Walter non ci voleva più, è stato un trauma. Alcuni di noi sono fuggiti verso le barche, rassegnati all'idea di tornare qui. A quel punto sono arrivati Pyrrhic e i suoi per rastrellarci. In mezzo a quel putiferio hanno preso Lan. Non dovevo abbandonarlo. Ma Pyrrhic e gli altri erano furiosi, violenti anche. No, invece hai fatto bene. Saresti morto e per Lan sarebbe stato peggio. Chi lo sa? Forse. Dove l'hai visto l'ultima volta? Sulla costa a sud del bunker. Ero con gli ultimi fuggitivi. Pyrrhic ci ha attaccati proprio mentre salpavamo. Ci è mancato poco. Chissà cosa avranno fatto a Lan. Ti prego. Devi trovarlo. Devi trovarlo. Va bene. Farò il possibile. Nuova missione secondaria, devozione. Vediamo dove ci trova. Qui Otosu ha visto Lan per l'ultima volta. Alcuni non ce l'hanno visto. Dovrei controllare meglio quel cadavere. Vediamo questo cadavere. Otosu diceva che un certo Pyrrhic e la sua squadra hanno rastrellato il resto del mondo. Devo scoprire dove sono andato. Userò il focus. Troviamo le tracce. Ehi, allora. Prima questo. Santuario improvvisato. Un altare dedicato a Londra. Pyrrhic e i suoi l'hanno lasciato come segno di devozione. Un messaggio? Ha ordinato l'evacuazione verso un campo. Ha lasciato delle indicazioni. Non credo il campo che abbiamo già fatto. Denti del mare. Poi oltre il grande serpente d'acciaio che spacca le onde. Mi orienterò meglio osservando dall'alto. In quella zona dobbiamo. Dove sta il campo? Dove sta? Ci sono molte rovine nell'acqua. Forse sono i denti del mare di cui parlava Pyrrhic. Manca il grande serpente d'acciaio. Dovrebbe essere verso sud. Grande serpente d'acciaio che è la ruota panoramica? Dall'acqua ricordano un serpente. Potrebbe essere quello indicato da qui. Devo andare sul quanto queste rovine. Lontano.
andarmene da qui. L'Avis Tempesta. Aiuto. Ok. Ma quello è lo Spectre là. Deve essere il campo di Pyrrhic. Cerchiamo l'Anna. Ho come la sensazione che non sarò accolta a braccia aperte. Non abbasserò la guardia. Si scende! Allora. Devono essere i seguaci di Londra. Merda, mi hanno visto! Qua. Fuoco di copertura! Aggrappati. Dai. È lassù. Ok. Tu sei la straniera che ha ucciso Zed. Vuoi sbarazzarti anche di Pyrrhic? Perché se è così, voglio aiutarti. Addirittura. Ha ucciso un mio amico venendo qui. Che è successo? Non era Lan, vero? No, era Arthur. Ha provato a reagire al rastrellamento di Pyrrhic e quel mostro l'ha ucciso brutalmente. E pensare che dovevamo ascendere al nuovo mondo di Walter. Erano solo menzogne. Dammi solo una possibilità e mi libererò finalmente di Pyrrhic. Aspetta, non hanno liberato i prigionieri?
Solo quelli quassù. Pirik ne ha altri nel sottosuolo. Forse nel sottosuolo. Se lui che cerchi. Avanti. Ti vengo dietro. Una grotta. Sai dirmi dove tengono i prigionieri? Gli alloggi degli operai erano già quasi delle celle. Saranno laggiù. Una volta là, tenterò di liberarli. I prigionieri sono oltre il cancello. Bisogna tenere aperto il cancello. Fammi passare, ci penserò io davanti. Va bene. Sto aprendo. Passa pure. Abbiamo fatto quello che chiedeva. Che succede? Non riesco a capire. Compagni, è il vostro momento! Attacchiamo ora! Combattete con noi! Adesso tocca a noi! Ci vendicheremo! È qui! Li combattiamo con le loro stesse armi! Non vi lascerò avvicinare! Hanno dei rinforzi! Statevi addosso! Ma guarda, non gli fa niente. Vai! Tenente! Mamma mia! Via libera! Nessuna traccia di Pirik né degli altri prigionieri. Il suo alloggio è in mezzo. Chiuso a terra. Quella porta conduce alla tana di quel bastardo. Ci serve una chiave. Cerchiamo in giro. Sento altro suite? Ah no, la chiave. Un modulo chiave. Forse aprirà la base di Pirik. Ok. Ci siamo. Andiamo a vedere. Se la sarà svignata con gli ultimi prigionieri. Quel vigliacco. Lo trovo io. E con lui anche l'Anna. Cercherò delle tracce. Là. Andiamo. Gli altri si curano le ferite. Ok, evidenziamo la traccia. Brillite. Così mi cieca da quanto brilla. E si va. Che sai dirmi su Pirik? Comandava lo scavo. Amava prenderci a frustate. E le sue guardie, i miei vecchi compagni. Li mandava via e tornavano diversi. Occhi spenti, come macchie. Pronti a eseguire ordini brutali senza fiatare. Oh, brutta storia. Ah, altre tracce. Fuori, è scappato. Imboscata! Sono tattiche da vigliacco. Oh!
Aiuto! Minchia. Ah, ma lui è scappato di nuovo. No, è quello. Ai. Acido. L'ultimo, vai. Non è niente senza la macchina di Walker. Sei perfetta. Oh. Ok. Cerchiamola negli altri prigionieri. Hanno aiutato. Credo che Pyrrhic li tenesse in quella torre. Essere rapiri. Servirmene per potenziare l'arma Zenith. Ah. Servirà un banco da lavoro. Sopra non c'è niente? No. Dentro. Vediamo. Eccoli. Pyrrhic è morto. E adesso? Eccolo qui l'amico che cercavamo. È finita. Siate salvi. Salvi? Lui era il mio unico contatto con Walter. E tu l'hai ucciso. Adesso sei libero. Da cosa? Dal paradiso eterno. Non avrò più la mia ascensione ora. Quindi non eri stato portato qui con la forza. Mi manda Utosu. Ma Utosu non capisce. E neanche voi. Un antenato vivente ci ha offerto la salvezza e tu uccidi i suoi emissari uno dopo l'altro. Mi dispiace deluderti, ma non c'è nessun paradiso. Walter vi usava. Non sa dove siete né gli interessa, altrimenti sarebbe qui, no? Dovrei credere a te e non a lui. Io lo lascerei qui a illudersi. Lan, qui non è sicuro. Devi tornare all'insediamento. Utosu è molto in pensiero per te. Non vuoi rivederlo? Non vuoi rivederlo? Credo di sì. In fondo, che alternative ho? Riparto io tutti indietro. Incluso l'ingrato. Forse lui non apprezza ciò che hai fatto. Però tutti noi sì. Vabbè. Abbiamo fatto... Devo assicurarmi che siano arrivati tutti a ultima spiaggia. Ah, dobbiamo tornare. Non me l'aveva raccontata giusta. Già che sono qui, potrei usare un banco da lavoro per potenziare l'arma Zenith. Oggetto e potenziamento qua. Aspetto. Ok. Speriamo che adesso fa più danno. Cannone a rotaia per il guanto Spectre. Questa modalità permette di sparare potenti colpi caricati che penetrano i nemici. Tieni premuto R2 per caricare l'arma. Rilascia quando la carica al massimo. Io so che il paradiso esiste. Sì, beh. Possiamo farcene uno noi. Eccoci. Allora. Grazie per l'aiuto. Però devo avvisarti. A quanto risulta, ci sono tirapiedi di Zed e Pyrrhic ancora in circolazione. Sono un pericolo per tutti. Si saranno accampati in posti che Walter ci faceva scavare. Proprio come Pyrrhic. Attenta. Quelli ce l'hanno con te. L'hanno con noi. Capito. Adesso li faccio vedere io. Come stanno Lan e Utosu? Non mi hai dato delle prove concrete. Walter può tornare a prenderci. Se fosse così, non sarebbe già venuto da un pezzo. Torno tra un minuto. Non sei stato del tutto sincero. Lo so. Ma se io ti avessi detto che Lan aveva seguito Pyrrhic di sua volontà... Non saresti andato. So che avevi buone intenzioni. Ma mi hai manipolata. Come Londra ha fatto con te. Mi dispiace. Posso farmi perdonare? Prenditi cura di Lan.
e di chi ha bisogno. Non è l'unico ancora prigioniero delle menzogne di Londra. Purtroppo è così. Alcuni negano l'evidenza. E quando l'equipaggio, quello che abbiamo lasciato per Walter, capirà che andarcene è stata una scelta... Beh, l'accoglienza è già stata fredda così. Cercate di rinsaldare i legami. So che troverete il modo. Sarà difficile. Ma ce la faremo. Riuscirà a tornare in sé. Certo. Ha solo bisogno di affetto. E deve essere vero. Tu puoi darglielo. Ne sono certa. Perfetto, un aiuto per i Quen. Devozione. Ah, una nuova tintura.